Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa terza edizione di Raw Museum Exhibition, una fiera internazionale di particolare valore che anche quest'anno, nonostante il Covid, va in diretta, in onda e va regolarmente avanti. È un'occasione importante. Io mi chiamo Guido Talarico, sono l'editore di Inside Art e il presidente della Fondazione Patrimonio Italia e a me tocca il piacere e il privilegio di moderare questa tavola rotonda dedicata appunto alle fondazioni d'arte, le eccellenze italiane nella ricerca, nella valorizzazione e nella promozione dell'arte contemporanea. È un segmento importante quello di cui parleremo qui oggi con degli ospiti altrettanto importanti. Perché? Perché le fondazioni d'arte e le fondazioni in generale ricoprono un ruolo fondamentale nella gestione del nostro patrimonio. È una, come dire, un apporto decisivo spesso da entità private che appunto servono a valorizzare, ad aiutare il territorio, gli artisti, gli operatori e talvolta anche a sopperire alle carenze un po' di un sistema che non sempre è attento appunto alle attività dei privati. E insieme a me ci sono i rappresentanti appunto di varie fondazioni private che vi vado a presentare, a cominciare da Anna D'Amelio della Fondazione Memmo, Adrian Andrei, in rappresentanza della Fondazione Giuliani, Pierpaolo Pancotto, in rappresentante della Fondazione, e poi io stesso introdurrò Patrizia Sandré Torrere Baudengo, dell'omonima Fondazione, che ci ha mandato un suo contributo perché oggi è a Madrid. Allora, prima di cominciare questo giro di colloqui, di chiacchierata informale, attraverso i quali ciascuno degli ospiti e io stesso potremo raccontare esperienze diverse che però insieme contribuiscono a formare il panorama italiano delle fondazioni private, consentitemi prima di sottolineare l'importanza di questa di Rome, di questo evento che si celebra quest'anno in via virtuale. Come dicevamo, il segmento dell'arte è stato particolarmente danneggiato dalla pandemia e la volontà di dare vita comunque a un'esperienza di questa portata considero che sia un fatto importante. Perché? Perché il sistema, un po' delle istituzioni, ha cercato di dare una qualche rappresentanza, un qualche aiuto, anche un qualche contributo, ma nella sostanza poi si è fatto molto poco. Quindi proprio sulle fondazioni spesso si è caricato e sui privati si è caricata la responsabilità di portare avanti discorsi e ragionamenti. Adesso ci sono iniziative nuove, il ministro Franceschini ne ha fatto cenno, anche Giovanna Melandri, presidente della Maxi, ha dato via una proposta per detassare i biglietti d'ingresso nelle fondazioni. Insomma, c'è un po' di fermento per dare un contributo importante al sistema dell'arte anche attraverso le fondazioni, ma ancora nulla di concreto. Quindi anche questo è un tema di cui mi piacerebbe parlare qui. Però prima di avviare il giro delle nostre, come dire, del nostro confronto aperto, informale, al quale può partecipare anche chiunque da fuori voglia collegarsi e dire la propria, io comincerei questo nostro forum mandando in onda la prima parte dell'intervista a Patrizia Sandretto Rere Baudengo. Se in questo senso la regia mi può aiutare, lancerei questa prima parte dell'intervista. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sono Patrizia Sandretto Rere Baudengo e oggi parlerò in una doppia veste. Parlerò nella veste di presidente della Fondazione. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sono Patrizia Sandretto Rere Baudengo e oggi parlerò in una doppia veste. E vorrei proprio partire dal Comitato Fondazioni di Arte Contemporanea. E questo comitato nasce, il comitato viene costituito nel settembre del 2014. Ho lanciato la proposta di dar vita a una rete di fondazioni nel maggio del 2014 durante un convegno dedicato al tema dei finanziamenti culturali e della collaborazione tra pubblico e privato, promosso e al quale era anche presente al Teatro Parenti il ministro Dario Franceschini. Ecco, dal maggio del 2014 ho lavorato a questo progetto che ci ha portato nel settembre dello stesso anno alla firma di questo
questo comitato e ne abbiamo sottoscritto ovviamente anche lo statuto. E, è stato un momento molto importante per noi, è stato un momento in cui finalmente, allora eravamo 15, oggi siamo 17 fondazioni, è stato proprio un momento per iniziare a insieme lavorare e dialogare a favore dell'arte contemporanea. Sentivamo tutte noi una grande necessità di interagire, di collaborare, proprio perché tutte noi, fondazioni private, siamo nate negli anni, chi negli anni 90, chi negli anni 2000. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono Patrizia Sandretto Rerebaudengo e oggi parlerò in una doppia veste, parlerò nella veste di presidente della Fondazione Sandretto Rerebaudengo, ma anche di presidente del Comitato delle Fondazioni Arte Contemporanea. E vorrei proprio partire dal Comitato Fondazioni di Arte Contemporanea. E questo comitato nasce, il comitato viene costituito nel settembre del 2014 e ho lanciato la proposta di dar vita a una rete di fondazioni nel maggio del 2014 durante un convegno dedicato al tema dei finanziamenti culturali e della collaborazione tra pubblico e privato promosso e al quale era anche presente al Teatro Parenti il ministro Dario Franceschini. Ecco, dal maggio del 2014 ho lavorato a questo progetto che ci ha portato nel settembre dello stesso anno alla firma di questo comitato e ne abbiamo sottoscritto ovviamente anche lo statuto. E, è stato un momento molto importante per noi, è stato un momento in cui finalmente, allora eravamo 15, oggi siamo 17 fondazioni, è stato proprio un momento per iniziare a insieme lavorare e dialogare a favore dell'arte contemporanea. Sentivamo tutte noi una grande necessità di interagire, di collaborare, proprio perché tutte noi, fondazioni private, siamo nate negli anni, chi negli anni 90, chi negli anni 2000, proprio con l'obiettivo di affiancarci, a volte anche un po' sostituire il ruolo dei musei pubblici dedicati all'arte contemporanea, che erano pochi negli anni passati. Io vivo in una città dove vi è il Castello di Rivoli, il Museo di Rivoli, nato nel 1983, ma voglio ricordare che anche il Maxi inaugura nel 2010. Quindi sentivamo fortemente noi collezionisti che avevamo deciso di allargare la nostra attività non solo al collezionismo ma anche aprendo degli spazi espositivi aperti al pubblico, sentivamo appunto questa necessità di partecipare attivamente e di aiutare quindi il sistema arte contemporanea italiano. E appunto dalla nascita di questo comitato, in questi anni, ormai sono passati alcuni anni, abbiamo lavorato in modo particolare per creare un dialogo con i musei pubblici, con il pubblico e in particolare con il MIBA. E proprio per questo nel 2015 a Roma, alla presenza del ministro Franceschini, abbiamo firmato un protocollo d'intesa che ci ha permesso, attraverso uno steering committee, a cui abbiamo partecipato membri del comitato e ovviamente membri del MIBA, attraverso il quale appunto abbiamo potuto insieme collaborare a favore della cultura contemporanea. Successivamente nel 2016 nasce l'Italian Council, che certamente è stato importantissimo per far sì che molti artisti giovani potessero essere finanziati, aiutati, sostenuti, dando vita a nuove opere. Abbiamo continuato a lavorare tutti insieme anche fra istituzioni per organizzare mostre che ci hanno dato la possibilità di invitare e presentare artisti contemporanei nei nostri spazi. Ma abbiamo anche dato vita ad un progetto che si è realizzato, che ha visto il suo momento di realizzazione lo scorso gennaio 2020 a Roma, nel quale appunto abbiamo presentato la mappatura di quelle che sono le istituzioni culturali private che si occupano di arte contemporanea nel nostro paese. È stato un lavoro lungo e impegnativo e ci ha visti vicino a noi, affiancati a noi, era Civita e Banca Intesa San Paolo. E attraverso questo dialogo, questo lavoro, è nata appunto una mappa, è nata una ricerca alla quale abbiamo
fatto partecipare 64 istituzioni, fra fondazioni, associazioni, società per azioni, SRL, tutte insieme abbiamo raccontato quello che facciamo, che abbiamo fatto e che stiamo facendo a favore dell'arte contemporanea. E ne è uscito un quadro molto preciso, ma che veramente ha dato l'idea di quanto negli ultimi 20 anni nel nostro paese le fondazioni, le istituzioni private abbiano contribuito allo sviluppo della cultura contemporanea. E fra questo, in questo progetto è anche emerso, per esempio, l'importanza dell'Arbonus per il nostro paese, ma quanto ancora l'Arbonus non guardi a noi. E quindi credo che sia davvero importante, colgo anche questa occasione per sottolinearlo, è giunto il momento di estendere il perimetro di questa misura dell'Arbonus, permettendo anche istituzioni come le nostre di essere comprese fra gli enti beneficiari. Ecco, questo davvero, soprattutto in un momento così complicato come questo, potrebbe aiutare tante istituzioni, tante fondazioni private che tutti i giorni lavorano per il pubblico, lavorano per sostenere gli artisti, ma non solo, lavorano per educare i bambini, gli studenti, per fare quindi educazione, formazione sui pubblici più vari, quindi con un ruolo assolutamente assimilabile, simile a quello di un museo. E quindi sarebbe, credo, giusto a questo punto riconoscere anche noi il nostro ruolo e permetterci di beneficiare dell'Arbonus. Per fare quindi educazione, formazione. Bene, mi pare sia finito l'intervento un po' bruscamente forse di Patrizia Sandretto, e anche forse mi scuso perché c'è stata una duplicazione, il video è ripartito due volte probabilmente, ma come si dice è il bello della diretta, soprattutto quella a distanza. Però ecco, abbiamo avuto il tempo di ascoltare dalle parole di Patrizia Sandretto 3 o 4 concetti importanti di cui ho fatto cenno all'inizio del mio intervento, e cioè l'importanza delle fondazioni, la strada che è stata fatta, perché in tutti questi anni è nata appunto un'associazione, come ricordava Patrizia Sandretto, ma allo stesso tempo ci sono molte cose da fare. Ai temi che toccavo io, Patrizia Sandretto si è soffermata particolarmente sul tema dell'Arbonus, che è un'altra questione facilmente, come dire, ha una misura facilmente adottabile, ma che ancora non stenta a partire. Allora, dalla regina del contemporaneo italiano, qual è Patrizia Sandretto Rebaudengo, andrei adesso alla principessa del contemporaneo romano, che è Anna D'Amelio, con la sua fondazione Memo. Anche Anna da tanto tempo, insieme a sua cugina, la famiglia, è impegnata nel sostenere peraltro progetti innovativi che riguardano i giovani e che riguardano molto anche la città, la sede della Fondazione MEM, una sede prestigiosa nel cuore di Roma. E Anna, tu sei stata impegnata su molti fronti. Io vorrei cominciare intanto da una presentazione delle tue attività, cioè quello che fate, qual è la vostra attività più specifica, ma anche poi se anche tu riesci a dare un contributo riallacciandoti ai temi che abbiamo toccato sia io che Patrizia. A te, Anna. Buongiorno e grazie Guido per questo invito. Sì, avevo preparato, se volete, delle slide, così possiamo anche... Certo. Possiamo anche vedere delle immagini sul lavoro che facciamo in Fondazione Memmo oramai dal 2012. La Fondazione Memmo nasce nel 1992, ma per 20 anni sono state fatte mostre di arte antica. Solamente nel 2012, quando la direzione della Fondazione è passata a me e a Fabiana Marenghi, abbiamo svoltato sul contemporaneo. La necessità che sentivamo era quella di aprire un dialogo con il territorio, con la città di Roma, e ci siamo dedicati tantissimo a promuovere l'interazione fra gli artisti, artisti internazionali e non, con gli artigiani del territorio. Ci siamo dedicati appunto a presentare questi artisti. Adesso qui vediamo per esempio l'immagine di questi bronzi che abbiamo prodotto a Napoli, in una fonderia di 5 generazioni di bronzisti, in provincia di Napoli, a Nola,
e allo stesso tempo con, qui vediamo degli affreschi fatti da questa artista Camilla Ho, messa in collaborazione con un affrescatore dei Musei Vaticani. Quello che ci interessa è di mantenere vive le tradizioni in senso contemporaneo, di dare lavoro al territorio, ma di aiutare gli artisti a un nuovo immaginario, di unire le tecniche, queste sono opere su carta, una tecnica che si chiama marbling, molto conosciuta in Toscana, e questo invece lo stucco marmo, una tecnica antichissima utilizzata dai restauratori fin dall'epoca romana e viene utilizzata oggi solamente per creare dei marmi che non esistono più e restaurare le chiese. Kirsten Brach, un'artista tedesca, in collaborazione con Walter Cipriani, ha creato queste opere in stucco marmo, oggi esposte al MoMA di New York. La cosa interessante è che la collaborazione con questi artisti non si ferma alla mostra in fondazione, ma continua anche negli anni successivi. Per esempio, vi parlavo prima dell'affrescatore vaticano, poi ha lavorato anche alla Biennale di Berlino con la stessa artista, Walter Cipriani, al MoMA di New York, ma anche le opere in bronzo sono state continuate a essere prodotte anche nei lavori successivi dell'artista. Per cui questo nostro interesse è un interesse che cerchiamo di sviluppare in questi solo show che facciamo una volta all'anno, ma che a cui lavoriamo per i 3 anni precedenti della mostra. E questi group show, siamo oggi alla 7ª edizione di Conversation Piece, noi stiamo lavorando e stiamo allestendo la prossima mostra per il 19 dicembre, perché continuiamo a lavorare come se nulla fosse. Continuiamo a dialogare con gli artisti, continuiamo a produrre le opere. Sempre parlo di produzione perché proprio la nostra missione principale è produrre le opere, aiutare gli artisti nella produzione e aiutare il territorio. Queste sono delle immagini delle mostre di Conversation Piece dei vari anni. Questa è la sede della Fondazione Memmo a Palazzo Ruspoli, nel centro storico di Roma. Con Conversation Piece vogliamo monitorare costantemente la scena artistica romana, perché invitiamo a partecipare artisti stranieri e internazionali residenti a Roma in quell'anno. Ricordiamo che Roma è fertilissima dal punto di vista dell'arte contemporaneo, bisogna fare sistema sempre, lavoriamo sempre con le accademie straniere a Roma che fanno un lavoro importantissimo, e ricollegandomi a Patrizia, lavoriamo con tutte le fondazioni di arte contemporanea in Italia. Fare sistema è fondamentale. Questa è una performance di Marinella Senatore. Organizziamo laboratori didattici, siamo aperti al pubblico gratuitamente 6 giorni su 7, e questa è una delle ultime attività, siamo alla 2ª edizione. Per sostenere l'arte italiana, noi sponsorizziamo la residenza di un artista italiano all'estero in un'istituzione che si chiama Gaswork. Ecco, qui quello che ci siamo proposti di fare è dare visibilità, che è ciò che a nostro avviso manca agli artisti italiani. Abbiamo artisti importantissimi nel nostro paese e non sempre hanno visibilità all'estero. Con le residenze da Gaswork, quello che ci proponiamo di fare è dare la possibilità all'artista italiano scelto di entrare in contatto con gallerie, curatori e istituzioni private e pubbliche all'estero. Non so, questo al momento è ciò che mi viene in mente. Devi staccare. Non c'è il microfono, Guido. Però non l'ho staccato io, mi sa che me l'ha staccato. Pronto? Ti sentiamo. Adesso mi sentite bene, non sono padrone del mio microfono, quindi non ne disponevo. Allora, dicevo, no, Anna, hai toccato anche tu tanti temi importanti. Intanto
lasciami dire anche ancora una volta, sottolineare il fatto che la tua è una fondazione completamente privata, quindi che come dire, si nutre soltanto degli apporti dei fondatori, e che quindi in un contesto come quello nostro è un dono che si fa a un territorio, alla cittadinanza, anche un modo per rafforzare in qualche modo anche le relazioni internazionali nel caso tuo di Roma, perché tu collabori tanto con le accademie, hai una relazione particolare con alcune di queste, mi pare l'Accademia di Francia tra le altre, insomma un po' l'Accademia Americana, un po' tutte, ed è un bel modo di valorizzare sia come dire, il sistema nazionale, ma anche coltivare questi interscambi che, come dici tu, aiutano a fare sistema, è una componente importante, che poi mi sembra anche il cuore dell'opzione lanciata da Patrizia sulle associazioni, cioè l'associazione nasce per fare sistema, per dare rappresentanza al sistema del contemporaneo, ma allo stesso tempo nasce, tu l'hai sottolineato, per dire che in Italia il contemporaneo è molto di più di quello che viene percepito, cioè io stesso devo dire, poi ne parlerò meglio più in là, ma quando abbiamo deciso di fondare Fondazione Patrimonio Italia e di fare le cose che facciamo sul contemporaneo con Inside Art e con il Talent Prize o anche con la Galleria Fondamenta, l'abbiamo fatto perché non ci rassegniamo all'idea che il percepito internazionale dell'Italia sia quello di un grande patrimonio artistico come che si ferma all'Ottocento o al Novecento. Il contemporaneo c'è, di grande qualità, ci sono grandi artisti, è evidente che i flussi di denaro che si sono spostati in altre zone del mondo, come dire, in qualche modo penalizzano un sistema italiano che economicamente evidentemente rispetto ad altri competitor o ad altre nazioni è più debole. Ma allo stesso tempo non si può non sottolineare quanta creatività, quanto talento, quanto di buono c'è ancora in questo paese. Guarda, io mi unisco a quello che tu dici. Quando noi abbiamo fatto la prima open call l'anno scorso per la residenza a Londra, abbiamo ricevuto 200 application e i nostri canali di comunicazione sono unicamente i nostri, non abbiamo sovvenzioni per appunto andare in maniera più ampia verso il pubblico, ed è un numero altissimo e la qualità degli artisti che hanno fatto l'application era molto 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 alta, e anche quest'anno nonostante il Covid abbiamo avuto 170 application per dire la necessità e il bisogno che sentono gli artisti di essere sostenuti. Non dimentichiamoci che adesso noi a vicenda ci facciamo i complimenti per il lavoro che facciamo, però in realtà bisogna dire che noi siamo contenitori, ma sono gli artisti i protagonisti di tutto questo. E le loro idee, i loro progetti, il loro pensiero. Oggi più che mai c'è bisogno di stimolare il futuro con un pensiero nuovo. Oggi più che mai c'è bisogno di sostenere gli artisti, perché tutta l'innovazione, da che mondo è mondo, da che secolo a secolo, arriva dall'arte contemporanea. Per cui mi uniscono anch'io alle parole della dottoressa Sandretto, che è necessario sostenere in maniera sistematica il lavoro degli artisti. Noi siamo solo un mezzo per supportarli, le fondazioni sono un mezzo per supportare l'arte contemporanea. Assolutamente, infatti su questo mi sembra siamo, come detto, totalmente tutti d'accordo, e passerei dunque la parola ad Adrien Drake, che come dire, gestisce una fondazione anch'essa di Giovanni Giuliani, storica, che ha avuto una come dire, anche lei un percorso di crescita importante che si è sviluppata sulla collaborazione e sulla valorizzazione degli artisti, ma soprattutto che ha un taglio, lo dico come dire, con ammirazione, cioè sofisticato, cioè i lavori che fate, il percorso che avete scelto è sempre stato quello della ricerca. Allora Adrien, ci puoi raccontare tu un po' meglio la storia della Fondazione Giuliani, da dove siete partiti e quello che fate? Perfetto, allora anch'io ho delle immagini, quindi se mi permetti un attimo torno all'inizio, eccolo qua. Allora, la Fondazione è nata nel 2010 da Giovanni e Valeria Giuliani, collezionisti d'arte contemporanea da diversi anni. Tra l'altro Giovanni Giuliani era anche il fondatore e per diversi anni il presidente di Macro Amici, che era il comitato per il Macro, il Museo del Macro, per costruire
una rete di persone che stavano dando sostegno ulteriore al museo. Dopo lui aveva fondato Macro Amici, si sentiva anche una sua necessità di dare un'ulteriore partecipazione, contributo alla città, e abbiamo deciso di fondare la fondazione. La fondazione sta a Testaccio, in uno spazio, un seminterrato dentro un palazzo dell'inizio del XX secolo, tipo 1910 sarà fondato. E quindi appunto abbiamo aperto nel 2010, partendo con una mostra che in qualche modo dava un po' un spunto del tipo di lavoro che avremmo portato avanti. Ma principalmente la fondazione fa circa 3 mostre all'anno. Normalmente sono di artisti che non hanno mai esposto a Roma, o se hanno già esposto a Roma, comunque cerchiamo di dare un taglio alla mostra, mettendo in luce magari una parte della ricerca dell'artista che è un po' meno conosciuta. E sono principalmente anche solo show, perché mettiamo l'artista sempre in primo piano e vogliamo dare questa possibilità agli artisti, principalmente giovani, ma non sempre, di avere queste possibilità di pensare a un nuovo progetto in cui noi commissioniamo e produciamo nuove opere. La parte della commissione e la parte della produzione è fondamentale per la fondazione. Più delle volte in ogni mostra c'è sempre una parte di nuove produzioni. Poi collaboriamo anche con altre istituzioni. E spesso facciamo mostre personali che poi creiamo una rete di altre istituzioni e facciamo le mostre itineranti, e quindi abbiamo collaborato con il Kunsthal di St. Gallen, De Vlesel al Middelburg in Olanda, Kledak a Parigi e anche il Kunstmuseum Bonn in Germania. E anche questo è importantissimo perché, come stiamo dicendo dall'inizio, l'arte contemporanea in Italia c'è, è di un'altissima qualità, ci sono tantissimi interessanti, però abbiamo bisogno di un dialogo e una conversazione più ampia con la parte internazionale, perché spesso l'Italia ci sentiamo un po' nel nostro mondo, e quindi è fondamentale creare questa rete e creare queste collaborazioni. E penso che per tutti noi la parte di collaborazione e rete è fondamentale, perché ci dà la possibilità di ampliare le possibilità per gli artisti, focalizzare quello che facciamo noi, per noi e poi per un pubblico, e quindi questo è fondamentale. Adesso sono 10 anni di attività, questo è proprio il 10° anno, e quindi adesso stiamo cercando sempre di un po' andare avanti con i nostri parametri, anche in una situazione piuttosto complicata, quello che ci troviamo tutti. Però questo un po'. Ok, Edeline. Sì, anche grazie, intanto hai dato una buona rappresentazione. Peraltro, come dire, la vostra fondazione, con appunto questo binomio composto da Valeria e da Giovanni, rappresenta anche, come dire, il simbolo di una passione, cioè in fondo quella che era una passione familiare e si è tramutata poi una cosa più costituita, più organizzata. In questi 10 anni avete costruito un percorso che appunto dimostra come in fondo sono importanti le risorse economiche, naturalmente, ma è ancora più importante la passione, la volontà di mettersi in gioco e di fare cose, perché questo è un altro tema sul quale io insisto spesso, cioè fare arte contemporanea, diventare collezionisti è una scelta prima ancora con se stessi, cioè
chiunque può fare del collezionismo, ed è un tema sul quale bisogna insistere. Perché? Perché, come diceva anche Anna, in fondo tutta la nostra attività ruota sugli artisti, sulla loro valorizzazione, sulla loro capacità di crescere. E però spesso si dimentica che l'artista deve lavorare per sopravvivere, per mantenere i suoi studi, le sue ricerche, e quindi il momento di incontro tra la produzione artistica e il mercato, i collezionisti, è un momento importante. Allora, esempi come quelli di cui oggi siamo testimonianza, cioè quello dei Giuliani, di Anna D'Amelio, di Patrizia Sandretto e Rebaudengo, sono proprio questo, cioè sono soggetti, persone fisiche, appassionate, che iniziano col collezionismo, poi maturano la scelta di fare un passo ulteriore e crescono fino a dare vita a delle fondazioni oramai storiche come quelle vostre, che hanno anni alle spalle e un percorso di eccellenza fatto di collaborazioni con artisti importanti e con istituzioni importanti. Mi piace anche che anche tu, Adrien, sottolinei l'importanza delle relazioni internazionali, cioè di allargare il giro, sì, fare rete in Italia, ma anche crescere in una dimensione internazionale, perché oramai è evidente che da soli e non si possa andare avanti. Allora io adesso mi chiedo, perché ancora non so se c'è, almeno io non lo vedo, non so se ci ha raggiunto, si è collegato anche Pierpaolo Pancotto, se qualcuno mi può dare cenno di questa, su questo tema. Io non vedo, non lo vedo in video, quindi devo dedurre che non c'è, e se non c'è, eccomi, non lo vedo, quindi devo pensare che Pierpaolo deve aver avuto un problema di connessione. Lui rappresenta questa nuova fondazione che si chiama La Fondazione. Mi piacerebbe che a parlarne fosse direttamente lui. Speriamo che più avanti si possa reinserire. A questo punto io però manderei, prima di fare un nuovo giro di conversazione, manderei il secondo pezzo dell'intervento di Patrizia Sandretto Rebaudengo, che è un intervento, sentirete quando l'abbiamo registrata, prima che lei partisse, questa intervista, questa conversazione, prima che lei partisse per Madrid, tocca un altro argomento importante, quindi se la regia può mandarla in onda, la ascoltiamo con piacere. La Fondazione Sandretto Rebaudengo nasce a Torino nel 1995. In realtà io mi ero avvicinata alla Fondazione Sandretto Rebaudengo prima, nel 1992, come collezionista. È stata per me un'esperienza incredibile. Collezionare per me ha significato viaggiare, vedere mostre, conoscere gli artisti, visitare biennali. Ecco, ma se proprio dovessi dire, ho iniziato a collezionare perché l'arte contemporanea mi ha permesso di conoscere gli artisti, sapere cosa vi era dietro al loro lavoro, essere più vicino a loro. E da questa mia passione per il collezionare nasce la Fondazione. E nasce perché in quel momento in Italia mi sono resa conto che vi era molto da fare per gli artisti nei quali io credevo, sia italiani che stranieri, ma vi era anche bisogno di aprire le collezioni al pubblico, permettere a tanta gente di poter vedere le opere degli artisti contemporanei. E poi certamente un motivo che mi ha spinto a voler dar vita alla Fondazione è stata un po' la mancanza di istituzioni dedicate al supporto degli artisti contemporanei. E per questo nasce la Fondazione, e la Fondazione fin da subito si è posta tre obiettivi. Il primo obiettivo è quello di aiutare gli artisti, dare loro uno spazio dove esporre, ma soprattutto produrre nuove opere, realizzare i loro progetti, aiutarli economicamente, finanziariamente, per farli diventare nuove opere. E questo è quello che abbiamo realizzato grazie alla Fondazione in questi 25 anni, in modi molto diversi. A volte sono gli artisti che ci propongono di aiutarli a realizzare un'opera. Altre volte invece siamo noi che invitiamo degli artisti per delle mostre, per dei progetti specifici. Altre volte ancora aiutiamo grandi eventi come biennali, documente, e per questi grandi eventi produciamo nuove opere. E questo per noi è un obiettivo prioritario. Praticamente tutte le mostre vedono anche coinvolta appunto la produzione di nuove opere. Il secondo obiettivo è quello di avvicinare all'arte contemporanea un pubblico sempre più ampio.
tanti bambini. Qui in fondazione ogni anno passavano più di 25.000 bambini, studenti, e ovviamente quest'anno non ne sono passati molti, però speriamo presto di poterli di nuovo accogliere. Quello che abbiamo fatto in questi anni in fondazione è anche un'attività per gli adulti, per le persone più fragili, quindi per disabili, per persone cieche, per persone sorde, per persone con l'Alzheimer o col Parkinson. E questa per noi è un'attività davvero importante. E poi la mediazione, che si avvicina proprio al tema di come avvicinare l'arte. Nelle nostre sale espositive noi non facciamo visite guidate nel classico modo di immaginare la visita guidata, ma appunto delle mediazioni culturali. Cioè abbiamo nelle nostre sale i nostri mediatori, giovani, preparati, laureati, che prima di una mostra studiano, si informano, conoscono gli artisti, partecipano all'installazione delle nuove opere e poi sono appunto a disposizione dei nostri visitatori per creare questa mediazione, questo dialogo fra l'opera e l'artista e il visitatore. Il terzo obiettivo è quello di collaborare con altre istituzioni. Abbiamo sempre creduto fondamentale, sia io che tutto il mio staff, di collaborare sia con i musei locali, quindi dal Castello di Rivoli al Museo Egizio di Torino, al Museo del Cinema, ma anche con istituzioni internazionali, con musei stranieri. Per questo io siedo nei consigli di amministrazione del MoMA, della Tate, del New Museum, del Philadelphia Museum o del Bar College. E appunto da questi momenti nascono mostre, per esempio proprio col Philadelphia Museum di Philadelphia è nata una collaborazione che ci permette ogni 2 anni di produrre una nuova opera, un'opera realizzata da un artista che usa film, video, installazioni come suo modo di esprimersi, quindi dei media più difficili normalmente per un grande pubblico, ma importanti per l'arte mondiale. E questi sono i nostri principali obiettivi, ai quali poi affiancherei anche l'importanza che ha per me, per la fondazione, l'educazione e la formazione. E qui vorrei parlare di formazione. Abbiamo 2 progetti dedicati ai curatori, perché gli artisti sono importantissimi, ma anche i curatori sono necessari. Per questo abbiamo dato vita a 2 progetti. Uno è una residenza per curatori stranieri, ogni anno 3 giovani curatori selezionati dalle prestigiose scuole curatoriali nel mondo, dopo una giuria che li seleziona, arrivano in Italia. Per 4 mesi viaggiano da Torino a Venezia, da Milano a Catania, visitano gli artisti, i loro studi, le gallerie, i musei e poi tornano a Torino e curano una mostra con gli artisti italiani che hanno conosciuto in questo loro viaggio. Ecco, questo per noi è un progetto molto importante, ci ha permesso di creare un network fra giovani curatori di tutto il mondo e artisti del nostro paese. Quello che poi ci fa piacere quando vediamo che questi giovani artisti vengono invitati appunto dai giovani curatori nei paesi del mondo dove questi curatori poi tornano a vivere e a lavorare. Un altro progetto altrettanto importante per noi è una scuola, un corso, si chiama Campo e anche in questo caso è dedicato ai curatori. È una scuola per potenziali curatori italiani, è un progetto che ci vede, i giovani curatori applicano, ne scegliamo circa 10 e poi questi 10 curatori appunto passano gran parte di 9 mesi qui con noi o viaggiando per l'Italia o qui a Torino a fare lezioni frontali e a imparare cosa vuol dire fare i curatori. E questi sono dei progetti per noi davvero molto importanti. La nostra attività la svolgiamo nelle 2 sedi, nella sede storica, nella prima sede che è la sede a Palazzo Re Rebaudengo a Guarene. Guarene è un piccolo paese nelle Langhe, nel Roero, e qui vi è un palazzo di famiglia, Palazzo Re Rebaudengo, un palazzo del XVII secolo che ormai da anni, dal 1997, è diventata la prima sede della Fondazione San Drettore Re Rebaudengo, nella quale realizziamo mostre, eventi, attività educativa. E poi la sede di Torino. La sede di Torino nasce nel 2002, è un edificio nuovo, è un edificio disegnato da un architetto italiano, ma
vive a Londra da ormai molti anni, Claudio Silvestrin, ed è un edificio di 3500 metri quadri che ci permette di realizzare mostre, ma tante altre attività, avendo anche un auditorium, un educational room, una caffetteria, un ristorante che ha da poco preso anche la stella Michelin. Le nostre sedi sono per noi fondamentali e stiamo anche lavorando per raggiungerne presto una. Speriamo presto che anche Madrid possa diventare per noi una sede. Nel 2017 è stata costituita la Fundación Sandretto Rere Baudengo Madrid. Abbiamo già organizzato delle mostre, soprattutto anche a Madrid è nata la stessa residenza per curatori stranieri, come c'è in Italia, e anche in Spagna, ovviamente. Curatori invitati in Spagna visitano la Spagna e poi organizzano, curano una mostra con gli artisti spagnoli che hanno conosciuto, ma l'obiettivo è lo stesso. E proprio la mostra aprirà fra pochi giorni a Madrid. E, abbiamo i progetti futuri, stiamo lavorando anche perché certamente il Covid e il lockdown ci hanno molto condizionati e fermati, per questo abbiamo ancora più attenzione per tutto quello che è digitale, pur già usando questi mezzi normalmente qui in fondazione, ma certamente abbiamo rivisto e un po' riaggiornato il nostro sito, usiamo sempre di più tutti quelli che sono i social media e soprattutto abbiamo iniziato a invitare gli artisti a realizzare delle committenze digitali. Ecco, su questo ci crediamo molto, crediamo che oggi gli artisti possano produrre nuove opere non solo a livello fisico, una scultura o quadro, ma anche appunto stiamo iniziando con le committenze digitali, ve ne sono già alcune che sono visibili sul nostro sito. E poi abbiamo un progetto che era già iniziato nel 2019, ma che più che mai oggi riteniamo importante, sul quale stiamo lavorando con grande attenzione, che è il progetto di un parco di sculture su una piccola collina di San Licerio, sempre a Guarene, vicino a Palazzo Rere Baudengo. Ecco, qui su questo parco stiamo invitando artisti a realizzare delle nuove opere site specific. Abbiamo iniziato lo scorso anno con un'opera di un giovane artista canadese, Paul Neal, che ha realizzato delle grandi parabole che di notte si accendono e quindi colorano la notte. Stiamo adesso lavorando con degli altri artisti per continuare a realizzare e a mettere, installare nuove opere in questo parco fra una vigna e un vecchio bosco. E, crediamo in questo progetto perché crediamo che più che mai nei prossimi anni l'arte potrà e dovrà anche essere vista fuori dai luoghi deputati, all'esterno, permettendo a tutti di vedere opere, di capire l'importanza dell'arte contemporanea, anche soltanto facendo una passeggiata. E questo per noi è un anno importante, quest'anno celebriamo i 25 anni della fondazione, avevamo tantissimi progetti, avevamo tantissime idee di celebrare, di festeggiare questo momento, purtroppo non abbiamo potuto, ma siamo certi che è solo un rimandarlo al prossimo anno, ma non per questo abbiamo lavorato meno, anzi quest'anno con tanta intensità, con tanta dedizione, con tanta costanza e passione, insieme al mio team abbiamo lavorato perché crediamo che l'arte contemporanea sia uno strumento importantissimo per tutti, per i bambini, per gli adulti, per tutti noi, per capire meglio il mondo nel quale viviamo, e quindi anche noi ci siamo aggiornati, stiamo cambiando il nostro modo di lavorare, avendo il museo nuovamente chiuso, ma non per questo non siamo presenti e non per questo siamo desiderosi presto di poter festeggiare i nostri 25 anni raccontando a tutti i tanti nuovi progetti che in questi giorni stiamo iniziando a mettere in festeggiare a Torino. I nostri 25 anni raccontando a tutti i tanti nuovi progetti che in questi giorni stiamo iniziando a mettere in funzione qui a Torino alla Fondazione Sandretto Rere Baudengo. Allora, grazie ancora a Patrizia per questo suo secondo intervento che apre altri temi su cui torneremo, mi piacerebbe tornare appunto con Anna
e con Adrian intanto mi informano che Pierpaolo Pancotto non riesce a collegarsi per un problema di connessione, però poi fra poco avremo modo di vedere comunque un video che ci hanno inviato e che ci consente di avere comunque uno sguardo su questa, la fondazione, una realtà importante ancora di Roma. Prima di andare lì però vorrei a questo punto presentarvi una cosa che lega parecchi di noi e che a me è molto cara, che è appunto il Talent Prize, questo premio che io ho fondato 13 anni fa. Tutte le persone presenti, di fatto, tranne Pancotto, ma tutti gli altri, la Fondazione Giuliani, la Fondazione Memmo, la Fondazione Sandretto, sono membri della nostra giuria e ci hanno accompagnato in questi anni di crescita. Sono stati 13 anni in cui abbiamo valutato più di 8.000 artisti, che è tantissimo, tantissimo veramente, cioè segno che c'è una partecipazione naturalmente gratuita. Abbiamo avuto il privilegio di consegnare 150 premi, naturalmente anche tutto questo da soli, cioè è parte della Fondazione Patrimonio Italia, anche questa è una fondazione che ho creato io quest'anno, proprio per dare uno sviluppo ulteriore sia al premio alle nostre attività di sostegno del sistema artistico e culturale italiano. Anzi, colgo questa occasione, proprio un'occasione importante, per dire due parole sul Talent Prize. Quest'anno, come tutti hanno ripetuto, è un anno difficile, ma ciononostante siamo riusciti a mantenere intatto il premio. La giuria si è pronunciata, ha stabilito i suoi vincitori e la mostra, nonostante il momento sia quello che c'è, verrà comunque allestito al Canonica, un museo storico classico che sta inserito nel cuore di Villa Borghese. Lo facciamo comunque, poi avrà purtroppo una scarsa fruizione perché ce lo impedisce il Covid, però abbiamo voluto comunque allestirla facendo uno sforzo ulteriore, e questo l'abbiamo fatto, devo dirlo ancora una volta, grazie anche alla Fondazione Patrimonio, alla Fondazione Roma e alla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale di Emanuele, che da sempre crede nel premio e ci sta vicino. Grazie anche al loro aiuto siamo riusciti ad allestirla. Perché? Perché è comunque un momento di visibilità per gli artisti, un momento in cui si celebra un anno, una vittoria, è un momento per loro importante. Poi utilizzeremo il digitale per valorizzare questo loro lavoro. Anzi, colgo l'occasione per ricordarli in questa sede, perché tra l'altro non abbiamo avuto modo, proprio per il Covid, di farlo diversamente, se non con i media tradizionali, ma colgo l'occasione per ricordare vincitore e finalisti di questo Talent Prize 2020. Il vincitore è Francesco Fonassi, mentre i finalisti sono Giulio Albigini, Benzasson, Bea Bonafini, Pamela Breda, Simone Cametti, Luca Di Luzio, Federica Di Pietrantonio, Gili Lavi, Diego Miguel Mirabeia, Caterina Silva, Marco Strappato e Giovanni Vetere. Mi piaceva ricordarli perché, ripeto, noi siamo dalla parte degli artisti, quindi quando possiamo valorizzarlo ci fa piacere farlo. E sul Talent Prize quello che volevo dirvi è in qualche modo una sintesi delle cose che ci siamo detti, perché è un momento di aggregazione su tutti i protagonisti delle fondazioni pubbliche e private italiane che si occupano d'arte contemporanea, ma è anche un momento di aggregazione con le realtà internazionali. Noi da personalmente con Inside Art, con la fondazione, con il premio, siamo partner da tanti anni della Villa de Lille, la città di Lille, che ha una sua solidità nel contemporaneo oramai storica, è una città che ha saputo convertire se stessa dal disastro della quando è finita l'era del carbone. Quella è una città che viveva sul carbone, si trovò di fatto da un momento all'altro senza una prospettiva. Le amministrazioni locali furono capaci di convertirla sulla cultura utilizzando proprio l'arte contemporanea. Lille a Roma ha un piccolo atelier, si chiama l'Atelier Vicar, che è molto piccolo, ma anche quello è a sostegno del sistema dei giovani talenti. Con loro c'è una storica collaborazione che va avanti, come c'è una collaborazione anche col mondo delle accademie, con l'Accademia di Francia, anche lì storica, ci sono scambi continui, con l'Accademia americana, con l'Accademia tedesca. Perché? Perché, come hanno detto sia Adrian che Anna che Patrizia, riteniamo che fare sistema non basta farlo quello tra di noi, quello italiano, bisogna avere anche una capacità di dialogo più ampia, internazionale, una visibilità maggiore, perché questo significa mettere in circuito anche le nostre produzioni, avere scambi, ed è un sistema virtuoso. Ahimè, il grande assente, questo un po' va detto, ancora sono le istituzioni, perché le istituzioni pubbliche poco
fanno. Patrizia citava l'art bonus, che è veramente una cosa banale. Noi, il sistema italiano paga tante, come dire, pecche rispetto anche agli altri paesi europei, quindi su quella strada c'è da fare tanto, ma intanto il sistema privato si muove in una direzione. Allora, io colgo l'occasione per ringraziare i presenti, ma anche tutti i membri della giuria che compongono il Talent Prize, perché proprio grazie alla qualità e all'indipendenza della giuria del Talent Prize che il premio in questi 13 anni di vita è cresciuto così tanto e ci ha consentito anche di dare vita in uno spazio, nel nostro piccolo spazio, una galleria che dedichiamo sempre ai giovani, che si chiama Fondamenta, la possibilità di fare sperimentazioni, di trovare, come dire, all'interno di questo bacino, di questi 8.000 nomi, di poter dare con le nostre forze spazio anche a talenti veramente giovanissimi. A questo punto vorrei, non posso fare altro che per testimoniare come funziona, per farvi vedere un po' come funziona il Talent Prize, mandare un video che registra l'edizione del 2019 che si è svolta alla Pelanda. Quindi vorrei pregare la regia di mandarlo. Grazie. Non ne sento l'audio, ma quindi non so se c'è, ma intanto potete vedere quello che era l'allestimento fatto lo scorso anno in un'altra sede storica del contemporaneo italiano, che poi è il Macro, questo, il Macro, questo è Aldo Runfola, un artista, un importante artista svizzero, questo è il presidente Emanuele. Guido, intanto mentre scorre il video, sì, interessantissimo. Te personalmente non hai una fondazione di arte contemporanea, ma il lavoro che fai con l'editoria è proprio nello stesso senso, voglio dire, riesci a sostenere con il tuo premio e con le tue edizioni e con le mostre che organizzi il mondo dell'arte contemporanea, tanto quanto noi. Anzi, è un modello veramente innovativo questo che tu hai. Guarda Anna, tocchi un tema per me importante e ti ringrazio per questa annotazione, perché in realtà quello che hai ragione, il nostro, io sono un editore, quindi il mio mondo è quello, vengo da lì, il mio modo di sostenere il sistema dell'arte, le fondazioni, come sai io ho cercato di fare sinergia con tutti, con chiunque abbia avuto un progetto di qualità, sono stato sempre pronto a sostenerle con i nostri mezzi. Però quest'anno ho dato vita alla fondazione, tu sottolinei bene, cioè non, la fondazione che abbiamo creato quest'anno, che si chiama Fondazione Patrimonio Italia, non è una fondazione strettamente di arte contemporanea e non lo vuole essere, perché vorrei, pur avendo io la passione del contemporaneo e operando nel contemporaneo con la parte editoriale, però penso che il sistema Italia abbia bisogno di un qualcosa anche di più ampio. In che senso? Nel senso che so che ci sono veramente dei patrimoni non noti, poco noti, conosciuti nelle famiglie, conservati nelle famiglie, conservati nelle aziende, talvolta conservati anche in alcune istituzioni private e pubbliche, che però non hanno quella forza di emergere, non hanno la forza di trovare. Ecco, Fondazione Patrimonio Italia, che quindi vuole avere un orizzonte più ampio, ha il desiderio e ha l'obiettivo di aiutare tutti coloro che si occupano d'arte, anche quella classica, quindi di uscire, di tirare fuori, di valorizzare le attività e i patrimoni appunto che hanno. Anzi, colgo l'occasione per dire che proprio nel 2022, come segno di, diciamo, che sancisce questa valenza a cavallo tra il contemporaneo e il classico, Fondazione Patrimonio Italia è alla vigilia di anticipare un evento importante proprio destinato all'arte classica, cioè alla scoperta di un capolavoro rimasto sconosciuto, custodito qui in famiglie a me vicine, vicine alla mia fondazione, e che finora è rimasto, come dire, non noto al grande pubblico. Quindi, e questo si ricongiunge su quello che dicevi tu, cioè sull'importanza comunque di ciascuno con i mezzi e con la vocazione che ha di fare la propria parte. E anche quindi in questo senso la fondazione va a cercare di sostenere quanti non sono fortunati o non hanno le capacità come le vostre, perché è vero che fare del collezionismo è la portata di tutti, ma creare una fondazione, creare un'attività espositiva, creare un'attività vera e propria destinata al pubblico non è facilissimo. Allora, io adesso vedo che intanto sta scorrendo delle altre immagini e non
so se sono connesse alla fondazione, la fondazione di Pancotto, ma vorrei lasciare appunto lo spazio alla fondazione, poi invece vorrei tornare da Adrien ed Anna per tornare e concludere su due temi che sono un pochino più che riguardano il futuro, cioè riguardano il post pandemia, riguardano le attività future, quindi sia in termini di programmazione che in termini di prospettive e di auspici. Chiedo alla regia dunque di mandare il filmato della fondazione. Ständigt allt fler blir vi kvinnor som kämpar, kämpar mot krav och myter om hur vi ska vara. Kämpar mot förtrycken som låter i världen, kämpar mot normer och patriarkat. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slag. Ecco qui, eccoci ritornati. Questa è una presentazione video della Fondazione, un'istituzione recente, nata qualche anno fa, che sta in Roma, in via Crispi, che anche essa, come avete visto, è dedicata alla sperimentazione. E allora, torniamo da Adrien. Vorrei, dal tuo punto di vista, invece, appunto, darci uno sguardo sulla pandemia, come l'avete affrontata, voi quello che è stato un po' l'impatto, lo immaginiamo in larga parte, però mi piacerebbe ascoltarlo direttamente da te, come sono andate le cose in questo periodo così difficile e quello che avete in animo di fare nel 2021, sperando che con la primavera le cose si normalizzino. Ma penso che l'esperienza personale è l'esperienza abbastanza comune. Certamente è un momento estremamente delicato, fragile, particolare. Rispetto alla fondazione in particolare, noi subito prima del primo lockdown abbiamo inaugurato una mostra e poi l'abbiamo dovuta chiudere dopo 2 settimane. E ovviamente quando abbiamo riaperto la fondazione tutta la nostra programmazione è stata spostata. E
Abbiamo inaugurato poi una nuova mostra ad ottobre, fino a ottobre, e dopo 3 giorni abbiamo dovuto chiudere. E quindi 2021 si dedica a tutto quello che dovevamo fare a 2020, praticamente. È una cosa molto pratica, perché io vorrei sottolineare che forse sembra un po' da privilegio da dire, ma le fondazioni in Italia sono fondamentali per il linguaggio e il discorso dell'arte contemporanea. Sono bellissime, sono di un'altissima qualità, ma tutto quello che facciamo, facciamo con una grandissima difficoltà rispetto a altre istituzioni all'estero, Eren, il tuo non abbiamo. Edwin, perdonami, ma il tuo audio è un po' disturbato, ti sentiamo a tratti, almeno io. Anna, tu come la senti? Così, così. Infatti, mi sa che la linea di Edwin è saltata, quindi Anna, verrei da te intanto in attesa che il collegamento si ristabilisca con Edwin. Lei ha toccato un argomento, cioè siamo stati costretti ad accorpare di fatto tutta la produzione del 2020 e di metterla nel 2021. Questo è un tema anche per voi, è una scelta così o avete soppresso qualcosa? No, noi ovviamente anche noi abbiamo dovuto, si sono accavallate delle programmazioni. E adesso stiamo lavorando come se nulla fosse per aprire nel 19 dicembre 2020 con la 7ª edizione di Conversation Piece. Se ci fermiamo non è che salta una mostra, si rallenta una macchina, tante persone non lavorano e che dipendono da noi, e per cui come è la nostra visione, quella di sostenere gli artisti del territorio, abbiamo deciso di continuare a far muovere le cose. E se avremo la mostra allestita e avremo i musei chiusi, la mostra ovviamente sarà comunicata online. Noi come le altre fondazioni in questi mesi abbiamo sviluppato tantissimo i nostri social media. Sono sicuramente un mezzo fondamentale per trasmettere quello che facciamo, non sostituiscono assolutamente la visione in prima persona della mostra. Anche noi abbiamo dei mediatori culturali che accolgono i visitatori nello spazio espositivo e introducono le opere e gli artisti al visitatore. Questo fa tantissimo. È veramente una nuova concezione di visitare il museo, dà al visitatore un aspetto delle opere che da soli non potrebbero percepire, e questo è un modello che a mio avviso andrebbe ripetuto anche nel pubblico. Fa tantissimo per i visitatori, ma fa anche tantissimo per questi mediatori culturali, che sono dei ragazzi che noi formiamo e sono tutti studenti delle università romane. Per cui è un doppio valore fondamentale da entrambe le parti, anche per noi, perché ovviamente trasmette perfettamente quello che facciamo. Un nuovo dialogo che si è aperto nel comitato delle fondazioni è quello di provare a fare una comunicazione comune verso l'esterno, sempre per fare sistema, sempre per essere più forti, sempre per cercare al massimo di portare il messaggio del lavoro che facciamo all'esterno. Ma ripeto, si chiama, cioè, è sempre comunicazione, ma poi la visita all'interno dei musei non può essere sostituita da nessuna immagine o da nessun video o di nessuna sorta. Anche durante la pandemia anche noi abbiamo fatto delle committenze digitali, abbiamo invitato gli artisti a mandarci dei contenuti, abbiamo invitato gli artisti a rivedere le loro opere appunto dal punto di vista digitale. Non è un argomento facile, sicuramente è un argomento
che avrà un veloce sviluppo, ma insomma una palla di cristallo non ce l'ho. Ok Anna, no, ma io mi riferivo, se mi senti, mi riferivo anche a diciamo una questione un po' più strategica. È chiaro che in un momento di crisi come l'attuale ciascuno ottimizza le proprie produzioni slittandole, cancellando qualcosa, accorpando, però come spesso accade, no? Poi accade nell'industria, nelle imprese, quelli più bravi utilizzano le crisi, i momenti di difficoltà come momenti catartici per rinascere, per accelerare. Allora il mio auspicio è questo, cioè il mio auspicio che in un momento così basso, così difficile, dove un segmento che già è stato sempre, come dire, non proprio in cima ai pensieri delle istituzioni pubbliche, in un momento del genere possa trovare una nuova energia, un nuovo slancio per fare quello che non è stato fatto in passato, cioè utilizzare proprio questo momento difficile, drammatico, di chiusura. Cioè noi ci viviamo del contatto col pubblico, gli artisti si nutrono del contatto col pubblico, con gli operatori, sono rimasti invece chiusi nei loro atelier, sono rimasti barricati nelle loro case, un momento drammatico, nessuno ha pensato neanche a come aiutarli, questo va detto, diciamo, cioè sono stati dati contributi un po' a tutti, al singolo artista forse non sono arrivati neanche i 600 euro famosi. Allora, in un momento del genere, Patrizia parlava dell'art bonus, insomma, Giovanna Melandri parlava della detassazione, cioè, e ci sono tanti altri strumenti. E ora, ma al di là delle singole soluzioni, non ritieni anche tu che questo possa essere un momento per la fondazione tua, insieme alle altre, fare ancora un po' di più un'azione di pressione per dire occupiamoci un po' meglio degli artisti e di questo sistema? No, assolutamente, ma i tempi sono anche maturi, voglio dire, con il ministro Franceschini sono stati fatti tantissimi passi avanti. Sento una voce. Sì, c'è il comitato delle fondazioni di arte contemporanea si ha un dialogo molto aperto e molto vivace, per cui devo dire che si stanno facendo dei grandi passi avanti, sono sicura che anche questa sarà un'occasione di cambiamento. Ok, allora mi dicevano che forse c'era Pancotto che mi poteva chiamare al telefono e se mi chiama volentieri lo metto in viva voce e vediamo di condividere, di sentire un suo pensiero e di avere un'idea, fare un passo indietro, ci dice qualcosa anche lui sulla sua fondazione. Quindi aspetto una sua chiamata. Nel frattempo però Anna, e sperando che anche Eden possa tornare tra noi, intanto mi chiedevo un'altra questione invece, dal tuo punto di vista, la gestione delle relazioni internazionali, io so che voi siete molto attivi anche all'estero, e all'estero c'è una grande sensibilità anche rispetto a un tema che da noi non sempre è così centrale, per esempio l'aspetto curatoriale, cioè parliamo degli artisti che è certamente una cosa importante, ma poi c'è la curatela, che è un esercizio, un mestiere non banale, fondamentale, anzi dal mio punto di vista, per la crescita delle gallerie, degli artisti stessi e dei sistemi museali. Dal tuo punto di vista, la vostra fondazione su questo tema come si comporta, che visione ha? Ma guarda, è molto interessante questo. Noi personalmente abbiamo due curatori che si occupano delle mostre, abbiamo i solo show che sono seguiti da Francesco Stocchi, uno dei curatori del Museo di Rotterdam, e poi abbiamo il group show di Conversation Piece, appunto che inaugureremo il prossimo mese, che sono invece curati da Marcello Smarrelli. Detto ciò, è molto interessante anche che gli artisti sono sempre più presenti e partecipi alla curatela delle mostre. Nel passato ci è capitato nel 2013 o 2014 addirittura con un artista molto importante che è Sergio Rubi di Los Angeles, il quale ci chiese di curare da solo la sua mostra. Fu un'esperienza abbastanza innovativa, ma di ottima riuscita, anche perché era una mostra di sue opere provenienti dalla sua collezione privata, cioè la sua collezione privata delle sue opere. Per cui nel momento in cui lui aveva iniziato questo lavoro
di studiare che cosa presentare, aveva lui a sua volta fatto una ricerca su tutti i suoi ultimi 20 anni di lavori, una riflessione personale su tutto il suo lavoro. Però anche è stata un'esperienza molto diversa e molto interessante. Adesso pensando, così parlando, riflettendo con te, noi adesso siamo equiparati, le fondazioni di arte contemporanea sono equiparate ai musei e per cui siamo chiusi, al contrario giustamente delle gallerie di arte contemporanea che hanno un aspetto commerciale, per cui loro sono aperte. Il che è un po' così, un paradosso, anche perché diciamo che la mole di visitatori che arriva nelle nostre fondazioni, i nostri spazi espositivi, poi non sono grandi quanto quelli di musei di arte contemporanea. Però è un po' un'occasione persa, un peccato, perché si poteva anche pensare di continuare il lavoro delle fondazioni, di tenerle aperte al pubblico e di contingentare gli ingressi senza nessuna difficoltà. Così sì. Non dover andare di nostro, ecco. Questo è oggettivamente come dire, è stata un po' una contraddizione, come dici tu, un'occasione persa, perché io so dell'impegno personale del ministro Franceschini per provare a, come dire, a salvare il salvabile, e poi se ho ben ricostruito il tema dei musei non si è aperto perché poi poteva toccare altri ambiti che erano ben più corposi in termini di flussi e quindi compromettere il distanziamento sociale che invece oggi è così fondamentale per riuscire a sconfiggere il coronavirus. E detto questo, però, ancora una volta si constata come dire, forse non ci sia proprio neanche bene comprensione di come funzionano le fondazioni, siamo tutti adeguati alle regole, ai criteri, ai criteri fissati per garantire la sicurezza, abbiamo certamente meno persone, forse anche rispetto ad altre. Allora, aspetta che intanto, scusatemi, ma mi collego perché penso sia Pancotto. Pronto? Pronto, buongiorno, Pierpaolo Pancotto. Ciao Pierpaolo, ben arrivato. Guarda, io colgo l'occasione di questo fragile collegamento però intanto per darti il benvenuto e per consentire ai nostri amici che ci stanno ascoltando da fuori anche di avere dalla tua viva voce una descrizione della vostra fondazione, la fondazione che con quel articolo determinativo ha un approccio importante. Quindi vorrei che tu ce lo descrivessi e ci raccontassi quello che avete fatto, come è nata e le ragioni che ne hanno portato la nascita, appunto. D'accordo, innanzitutto buongiorno a tutti. Mi spiace, c'è stato un problema tecnico per cui è impossibile connettermi, la connessione tra me e voi risulta a quel momento impossibile, però io vi ho ascoltato un po' e vi vedo i vostri volti. Suppongo anche che sia stato già trasmesso un breve video che è stato preparato per illustrare le attività della Fondazione. La Fondazione nasce esattamente un anno fa, nel settembre del 2019, per iniziativa di Nicola Del Roscio e dell'omonima fondazione, quindi Fondazione Nicola Del Roscio, che è già attiva da vari anni in vari campi, compreso quello delle arti visive. E lo scorso anno la Fondazione Nicola Del Roscio ha deciso di aprire uno spazio a Roma unicamente incentrato sulle attività appunto delle arti visive e ha chiamato me a ideare come curatore un progetto espositivo. La prima mostra, fino ad oggi sono state realizzate 3 mostre e il video del quale avete visto un piccolo estratto è la quarta. È un'associazione del tutto no profit e l'idea è quella di presentare degli artisti o dei progetti espositivi nati e concepiti per la fondazione. Il titolo è nato anche un po' con l'esigenza di avere un titolo breve, facile da ricordare, per cui diciamo, anche questo è il motivo di questa rapidità, un articolo e un nome. E la prima mostra, quella inaugurale, era incentrata sul tema della spiritualità e ha raccolto Geta Bratescu, Adrian Genia, Cipriano Muresciano e Sherban Savu, che hanno realizzato, naturalmente esclusa Geta Bratescu, delle opere per l'occasione.
Poi c'è stato un progetto di Piero Golia, che poi era la prosecuzione di un progetto avviato precedentemente alla Villa Medici assieme nell'ambito degli Art Club. Poi durante il periodo Covid, anzi il primo periodo Covid, io la chiamavo mostra post-Covid, ma forse era già improprio come termine, perché purtroppo le cose sì. sono cambiate, purtroppo sì, ed era una mostra che era visibile solamente la notte dall'esterno, così eravamo del tutto in linea con le esigenze del momento, però era una mostra appunto incentrata su dei video di artisti nati nella generazione 80-90. E quest'ultimo progetto invece mette in dialogo un artista dei primi anni del Novecento, Pasqua Rosa, con due artiste, Marinella Senatore e Claire Fontaine, che hanno realizzato delle opere in dialogo con Pasqua Rosa su dei temi in comune. E questo per dire che in linea generale i progetti della Fondazione sono dei progetti naturalmente originali, ma che appunto vorrebbero valorizzare la presenza di artisti che magari hanno una forte visibilità altrove, ma che in Italia o a Roma sono più raramente visibili, soprattutto a livello istituzionale. Questo lungi da qualunque idea di colmare delle lacune, però intanto dare un piccolo contributo, almeno in questa direzione, è naturalmente nelle nostre intenzionalità. E quest'ultima mostra ne è esattamente un esempio. La fondazione è in una zona piuttosto centrale di Roma e l'idea è di aprirsi a un pubblico il più vasto possibile e se possibile anche 24 ore su 24, avendo due grandi finestre che si affacciano proprio su via Crispi, che è l'indirizzo della fondazione. Questa sala che precede poi l'ingresso vero dello spazio espositivo è visibile anche dall'esterno, per cui la proiezione in notturna di alcuni video è simbolicamente, idealmente, un'apertura che la Fondazione vuole avere nei confronti del pubblico, quindi aprirsi a un pubblico naturalmente trasversale, il più ampio possibile, con particolare cura naturalmente anche per le generazioni più giovani, di studenti, di accademie, di università e così via. Una cosa che un po' caratterizza i progetti realizzati fino adesso è stata anche una totale partecipazione da parte degli artisti nella progettazione, nel senso, naturalmente questo avviene quasi sempre per ogni mostra, voi potrete dire certamente così, ma in questo caso, diciamo, per quanto mi è possibile, cerco di porre l'accento, di enfatizzare il più possibile questo aspetto, cioè la prima mostra è nata condividendo proprio delle giornate insieme e decidendo insieme anche una selezione di opere che nella maggior parte dei casi provenivano anche dalle collezioni private degli artisti e dei loro archivi privati, cioè come dire che la fondazione è anche l'occasione per vedere delle opere non solo altrimenti invisibili, proprio anche per il loro carattere così privato. Non so, le opere di Adrian Genie provenivano, abbiamo selezionato delle opere del suo archivio privato, quindi è come se uno andasse nel suo archivio, nel suo studio, e visionasse delle opere che altrimenti sarebbero invisibili. Questo a rimarcare proprio una piena partecipazione da parte degli artisti ai progetti, così come è avvenuto anche con le mostre successive. La nostra storia è molto breve, per cui naturalmente nelle intenzioni c'è quello di avviare anche il più possibile delle collaborazioni, di aprirci a un mondo esterno dovunque esso sia. Ecco, abbiamo appena compiuto un anno di vita, per cui diciamo, il racconto si limita a questo. Ogni volta viene pubblicato un catalogo che cerca di documentare il più possibile il progetto realizzato e un piccolo video come quello che voi avete visto. In realtà ne esiste una versione più ampia che speriamo di poter presentare quando ci sarà il pubblico, naturalmente il prima possibile, proprio per poter registrare questa esperienza e averne una memoria di carattere documentario e archivistico. Pierpaolo, grazie, hai avuto, come dire, anche con la difficoltà di questo collegamento, però hai avuto modo di sintetizzare perfettamente la vostra essenza e di raccontarla al nostro
al nostro pubblico. Fra l'altro vedo che Anna, prontissima, molto digitale, ha già risposto a Sara Rutigliano, quindi la stavo proponendo io, ma la risposta è già arrivata. Penso che sia una risposta che vada bene a tutti. Intanto grazie a Sara Rutigliano di averci scritto. E tornerei però da Adrian, che si era interrotta con quell'audio che è caduto un po' così. Quindi Adrian, stavi facendo un discorso, un ragionamento importante. No, mi dispiace che c'è stato sempre un problema tecnico. No, quello che stavo cercando di dire è che comunque ogni fondazione usa le risorse che ci sono, e spesso queste risorse sono molto locali, molto in-house. Quindi quando dobbiamo affrontare un problema come questo, che è una pandemia, è una situazione talmente fragile, ci dobbiamo un po' muoverci velocemente, ma anche con diverse difficoltà, perché il nostro sistema, che è un ecosistema, si sconvolge abbastanza facilmente. Per quanto riguarda la Fondazione Giuliani, appunto quello che stiamo facendo è spostando la programmazione sempre verso il 2021, perché ovviamente ci teniamo tantissimo agli impegni che abbiamo preso con i nostri artisti, ci teniamo tantissimo all'impegno che abbiamo preso verso un pubblico. Questa chiusura delle istituzioni, teatri, cinema, non so, forse avete già parlato, perché purtroppo non avevo la possibilità di avere accesso. Però quello che volevo dire è che credo che noi siamo in un momento in cui bisogna cercare di comunicare quanto possibile quanto importante non soltanto l'arte contemporanea in Italia, ma quanto importante la cultura contemporanea in Italia. Perché mi sembra che ci sia un po' questa divisione tra il possibile e non il possibile. E con queste chiusure di questi luoghi di cultura è quasi un messaggio per dire che la cultura contemporanea non è, non è indispensabile, e invece ovviamente noi ci crediamo molto che lo è, e quindi secondo me dobbiamo trovare tutti a cercare di creare una forma di dialogo per dimostrare quanto la cultura contemporanea è importante per l'Italia, quanto viene tutelata, e cercare di capire come aiutarci, cioè, l'uno con l'altro, ma anche attraverso passi del governo e passi da un sistema più ampio. Eden, grazie. Questo è un altro tema al quale io personalmente credo molto e lo considero fondamentale. Cioè, è vero che noi, per tutti probabilmente quelli che siamo qui oggi a parlare, siamo più vicini, più appassionati, più, come dire, anche più esperti di arte contemporanea, però è fondamentale, soprattutto in un paese come l'Italia, avere la capacità di guardare al segmento della cultura, come dire, in maniera più ampia. E questo io lo dico, e torno un secondo su quello che nella nostra breve storia, oramai insomma di qualche lustro, abbiamo cercato di fare. Sono due i casi in cui, per esempio, con Talent Prize siamo riusciti a portare il contemporaneo in strutture che proprio contemporanee non erano, o meglio, una era eccellente, che è la centrale di Montemartini, dove c'è un'archeologia industriale, l'archeologia classica e poi contemporaneo. Quello fu una bellissima esperienza, ma anche al Canonica quest'anno con Talent Prize è un modo di valorizzare per bene generi diversi, perché poi questa è un po' l'essenza dell'Italia. Cioè, è vero che c'è un contemporaneo talentuoso di cui noi parliamo, ma è indubbio che c'è un patrimonio talmente ricco e storico che non puoi fare a meno di contaminare. La stessa Anna ospita i suoi lavori in un palazzo storico di Roma, quindi quando entri lì respiri una storia centenaria. Allora, tutto questo secondo me è fondamentale, quindi hai fatto benissimo a ricordarlo, Eden. Ed è un po' quello che dicevo anch'io, l'essenza del lavoro che faremo con la Fondazione Patrimonio Italia. È mettere insieme i mondi e creare valore sommandoli, cioè non polarizzando gli interessi, ma mettendoli insieme. E su questo, e poi mi avvio a una conclusione, perché siamo stati nei tempi, nonostante i piccoli incidenti, come dire, informatici e di connessione, siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. Ripartirei per queste ultime due domande proprio da te, Anna, e mi ricollego a questo aspetto
del sistema paese, non del sistema Italia. Cosa vorreste di più? Cioè, c'hai una, come dire, nella tua lista dei desideri qualche cosa che ti sembrerebbe facilmente implementabile da fare nel 2021? Cioè, mi ricollego all'uscita dalla crisi. Usciamo dalla crisi con che cosa? Cosa potrebbe fare di più per noi, per noi inteso come sistema dell'arte e della cultura e il paese? Diciamo visibilità, che significa che il nostro lavoro venga riconosciuto dal sistema paese. Fra l'altro questo io ci tengo a sottolinearlo, io sono come voi ospite di Rome, la direzione e la missione che questa fiera internazionale si era posta era proprio questa, quindi io questo lo riconosco come un primo passo e per questo ho sposato questa iniziativa di Rome, perché proprio l'idea di fare sistema, di mettere insieme le competenze e di andare avanti in questa direzione. Edrien, tu dal tuo punto di vista, stessa domanda, cosa ti aspetti? No, direi esattamente la stessa cosa, esattamente sì, assolutamente visibilità e riconoscimento. Ecco, è fondamentale. Questo io lo dico. Lo dico da editore, conoscibilità significa comunicazione, significa avere la capacità di avere un progetto organico che mette insieme le cose e le comunica meglio, perché frammentare, fare bits and pieces, come si dice, poi polverizza la comunicazione, quindi visibilità. E allora io su questo auspicio di crescere ancora, di avere un 2021 più ricco, più prosperoso, in cui le attività si riprendano, in cui magari ci sia una maggiore attenzione all'attività delle fondazioni, l'auspicio che faccio è che proprio Rome diventi una scatola, un luogo di compensazione dove poter fare anno dopo anno il punto e magari avere quella visibilità, quell'attenzione che possa rilanciare il sistema italiano anche all'estero. Quindi grazie di cuore a tutti, come sempre grazie per aver partecipato ai miei inviti, per aver dato sostegno nel nostro piccolo, aver fatto sistema, in bocca al lupo per il 2021 e ancora grazie a Rome per averci ospitato. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. Ciao.